Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The Guardians nell'appuntamento settimanale con il nostro amatissimo agente dei 9. Per il momento la versione a 60 secondi di Xur è sospesa, per dare la possibilità a tutti di capire cos'è o chi è Xur, perché è importante e se vale la pena acquistare quello che vende. Quindi per rispondere alla prima domanda, Xur è un mercante che appare settimanalmente, dal venerdì alle 11 alla domenica alle 11, oppure dalle 10 di venerdì alle 10 di domenica se è attiva l'ora solare, e vende principalmente esotici. Ogni settimana lo troverete in un pianeta diverso, ma assoluta novità e cosa abbastanza triste, la sua posizione esatta è segnata direttamente sulla mappa del pianeta, e per tutta la durata della sua visita lo troverete sempre nello stesso punto. Ogni settimana venderà una selezione casuale di oggetti esotici. Solitamente il suo negozio è composto da un'arma esotica di qualsiasi tipo e tre pezzi di armatura, uno per classe, di qualsiasi tipo. In passato, ossia su Destiny 1, vendeva anche molto, molto di più, come decori per le armi, munizioni pesanti e altro ancora. Quindi se questo nuovo Xur vi appare un po' scarno, credo sia una reazione abbastanza normale da avere. Non è da dare per scontato però che più avanti la lista di cose che porta venga aggiornata ed ampliata. Non dimentichiamo poi della ricompensa ottenibile portandogli una strana moneta, che tuttavia per il momento non sappiamo né cosa possa contenere questa ricompensa né come si ottiene questa strana moneta. Infine di Xur è bene sapere che come valuta accetta i frammenti leggendari, che possiamo ottenere smantellando pezzi di equipaggiamento esotico o leggendario. Ok, questa era l'introduzione a Xur per tutti i nuovi giocatori. Passiamo a vedere quello che vende. L'arma della settimana è il fusione senza pietà. Il perk intrinseco è slancio trattenuto. Infliggendo colpi non letali velocizzeremo il tempo di carica, finché non faremo un'uccisione. Abbiamo poi il compensatore contenuto, che aumenta la stabilità, il controllo del rinculo e riduce la maneggevolezza, caricatore esteso che aumenta le dimensioni del caricatore a scapito della velocità di ricarica, impeto che aumenta i danni per breve tempo dopo aver ricaricato in seguito ad un'uccisione, ed infine calcio rettificato, che aumenta stabilità e controllo del rinculo ma riduce la maneggevolezza. Quest'arma ve la consiglio assolutamente, quindi se potete prenderla fatelo, in PvE è veramente molto molto forte e torna particolarmente utile nel raid, ad esempio nella fase dei bagni scioglie letteralmente i bagnanti cicciottelli, quindi se cercate una buona arma da inserire nel vostro arsenale questa fa assolutamente per voi. Per lo stregone troviamo Ali della Sacra Alba, che ci permette di rimanere sospesi in aria mentre miriamo quando utilizziamo l'Ama dell'Alba come sottoclasse. Possiamo poi scegliere tra un aumento di mobilità o una maggiore velocità di recupero della salute. La modifica invece ci aumenta la maneggevolezza dell'arma distruttiva equipaggiata. Questo pezzo l'ho ottenuto già da inizio gioco, e per quanto bello da vedere non mi sento di consigliarvene l'acquisto, specialmente se avete pochi frammenti leggendari a disposizione. Rimanere sospesi in aria può tornarvi utile in qualche situazione, è vero, ma stiamo parlando di veramente pochissimi casi, quindi se siete stregoni con pochi frammenti, vi consiglio spassionatamente di dirigervi verso fucile a fusione. Per il cacciatore abbiamo Flusso Raiden, che ci aumenta la durata e i danni del bastone ad arco eseguendo attacchi rapidi e consecutivi tramite perk intrinseco, e che poi ci permette di scegliere tra una resilienza aumentata ed una maggiore velocità di recupero della vita. La modifica lavora altrettanto bene con la sottoclasse ad arco, permettendoci di ricaricare più velocemente le abilità di classe finché stiamo appunto usando la sottoclasse ad arco. Questo pezzo non ho ancora avuto modo di provarlo a fondo, ma in base al perk intrinseco e alla modifica mi sento di consigliarvelo. Aumentare danni e durata delle super è sempre buona cosa, e se vi trovate davanti ad un gruppo di nemici numeroso potete assicurarvi una maggiore efficacia e letalità. Infine per il titano abbiamo gli spallacci Zanna della Sventura. Le uccisioni con scudo travolgente ricaricano scudo volante, e le uccisioni corpo a corpo ricaricano scudo della sentinella. Anche qui poi possiamo scegliere tra resilienza aumentata e una maggiore velocità di rigenerazione della salute. Anche in questo caso la modifica applicata funziona bene con la sottoclasse da vuoto, fornendo una maggiore velocità di ricarica ai corpo a corpo. Non ho avuto modo di provare direttamente questo oggetto, ma considerando il perk intrinseco mi sento di consigliarvene l'acquisto se siete titani ed usate principalmente la sentinella come sottoclasse. Inoltre queste braccia forniscono un'ottima sinergia tra le varie abilità della sottoclasse, il che non è assolutamente una cosa malvagia o da scartare. Per questa prima settimana del nuovo Xur questo è quanto. Tutti i pezzi in vendita sono utili, ad eccezione di quello per lo stregone, e se avete frammenti necessari comprate
sia l'arma che il pezzo di armatura per la vostra classe. Altrimenti, come primo acquisto, mi sento di direzionarvi verso il fucile a fusione. Ciò non toglie che fino a domenica mattina avete tempo di accumulare ulteriori frammenti che potete usare per tornare da Xur e completare i vostri acquisti. Come sempre, se vi siamo stati utili, vi invitiamo a lasciare un like al video ed un commento. E se non siete ancora iscritti al canale, questo è il momento giusto per farlo. Noi ci rivediamo settimana prossima, sempre con Xur. Da Shanks è tutto, passo e chiudo.